Cosa spinge una persona a superare i limiti dell'esperienza umana e affrontare l'ignoto? Da bambini ci facciamo domande sul mondo, impariamo, accettiamo e perdiamo la capacità di meravigliarci. Ma alcuni no. Gli esploratori, chi ricerca la verità, sono questi i pionieri che definiscono il futuro dell'umanità. Quegli altri non vengono. Nessuna cifra li farà andare oltre quelle vette. La città perduta deve essere lassù. Sarà un'arrampicata infernale. Io non mi tiro indietro. Lo so. Dovresti star qui con loro. Scordatelo. Aggrappati a me! Grazie! Guarda che bello! È fantastico! Ma la neve che scende da quelle vette è un brutto segno. Il sentiero si inerpica sulla montagna. Dalla cima avremo una buona visuale della valle dall'altra parte. Bene. Ma andiamoci piano. C'è un vento fortissimo! Dobbiamo solo continuare a muoverci! Ehi, anche se non troveremo niente quassù, tuo padre sarebbe fiero di te. Già, ma sento che troveremo qualcosa. Stai bene? Sono solo scivolata! Tutto a posto! Merda! Ci è mancato pochissimo! Lara! Stai bene? Jonah! Sono qui! Scendo e ti vengo a prendere! No! È troppo pericoloso! Posso arrampicarmi! Sei sicura? Tu resta dove sei! Niente male. Il tempo peggiora, possiamo rintanarci in questa grotta. Credi davvero che troveremo la città scomparsa? So che è improbabile, ma la guida con cui ho parlato diceva di aver visto delle rovine tra queste vette. Beh, direi che se dovessi nascondere una città perduta,
Questo posto dimenticato da Dio sarebbe l'ideale. Spero solo che la Trinità non sia arrivata prima di noi. La tempesta si avvicina. Abbiamo un paio d'ore al massimo. Dovrebbero bastare. Siamo quasi in cima. Che ne pensi? Ci siamo quasi, John. Lo sento. Un ultimo sforzo e siamo in vetta. Ok. Vediamo che c'è lì. Non dovrebbe cedere. Resta vicino alla parete. Ok. Bisogna arrampicarsi. Occhio, potrebbe venir giù del ghiaccio. Ok, ci sei? Andiamo. Non dovrebbe cedere. Resta vicino alla parete. Ok. Da qui bisogna arrampicarsi. Occhio, potrebbe venir giù del ghiaccio. Ok, ci sei? Andiamo. C'è instabile quassù! Facciamo piano e con calma. Non mollare adesso! Occhio! No, merda! Ci è mancato poco! Senti! Sì! Ora ti tiro su! Oh, merda! Là! Guarda là! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Diavolo! Non resisterò a lungo! Forza, Lara! Non riesco a tenerti! La corda scivola! Arrampicati! Arrampicati!
L'aspetto più crudele della vita è che ne veniamo privati troppo in fretta. Invecchiamo, ci indeboliamo e moriamo. Ma cosa rimane di noi? Ossa, polvere. E la nostra anima sopravvive alla nostra esistenza terrena? Io credo di sì. I miti e le leggende nascondono sempre un fondo di verità, ma non la verità della scienza. Qualcosa di più profondo. La chiave che porta alla vita eterna. Forse ho trovato la soluzione dell'enigma, ma non sono solo in questa ricerca. Mi sorvegliano, studiano ogni mia mossa. Ora però so chi sono. La Trinità. Un'antica e spietata setta che vuole controllare il futuro dell'umanità. Devo procedere con cautela per il bene della mia famiglia. Se dovesse succedere qualcosa a Lara o ad Anna, io non potrei mai perdonarmelo. Scusami, davvero, cosa ci fai qui? Ho visto che i tabloid ce l'hanno di nuovo con te. Pensavo ti servisse compagnia. Altre menzogne. Ti hanno seguita. Seguita? Certo che no. Che sta succedendo? Forse ho trovato la tomba. No, non farai sul serio. La leggenda del profeta è vera. Papà aveva ragione. Lara, tuo padre non stava bene. No! Stava per fare una grande scoperta, la prova tangibile dell'immortalità dell'anima. Io amavo Richard. L'avrei sposato se l'avessi chiesto. Ma era un uomo distrutto. E non voglio che tu faccia la stessa fine. No, Anna, aveva ragione. Erano gli altri a sbagliare. La tomba è in Siria. Siria? Oh cielo, Lara, no! È pura follia! Rimetti a posto la tua vita. Torna a casa, al maniero. Sai bene che non posso tornarci. Questa ossessione ha rovinato tuo padre. Ho visto qualcosa. Qualcosa che non so spiegare. Ora capisco quello che è passato papà. Sono tutte favole. Cose senza senso. Non imboccare questa strada. Sai bene dove porta. È l'unica cosa che conta ora. Troverò la tomba del profeta, Anna. Ehi, stiamo entrando nella zona di guerra. È sicura di quello che fa? Ci siamo quasi. Dovrebbe esserci un'oasi nel canyon più avanti. Spreca il suo tempo. Non c'è niente qui. Continui a guidare, per favore. I soldi sono suoi. C'è qualcosa che non va. Quella è solo la milizia locale. L'hai detto a qualcuno, vero? Quelli pagavano più di te! Che bastardo!
non potevano spararci addosso. Andiamocene da qui. Deve essere qui.